tenore Joseph Calleja e la soprano Giuliana Gianfaldoni, di origini maltesi il primo, Tarantina la seconda, entrambi con curriculum di statura internazionale, sono stati i protagonisti a Matera della serata Incanto all'Opera, in scena arie e sinfonie di Verdi, Bellini, Gounod e Puccini, eseguite insieme all'orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Gianluca Marcianò, che così descrive i due artisti. In Giuliana mi piace moltissimo la morbidezza della linea vocale, che è veramente anche nell'acuto sempre morbida, rotondo il suono, è veramente una cosa rara ai giorni nostri da trovare nei cantanti. E in Joseph l'incredibile duttilità e flessibilità nel saper cantare forte, piano, con una facilità incredibile e quindi questo dominio assoluto dei suoni. Sono veramente molto onorato di essere qua, questa bellissima città storica di Matera, e di cantare per questo pubblico. In questo teatro praticamente sotterraneo, giusto? Perché da quello che ho visto, con questi sassi, questa pietra particolare che l'ho vista credo per la prima volta su un film di James Bond. Solitamente facciamo repertori diversi, quindi siamo riusciti a creare anche un'unione di repertori non facile, quindi bello. Con cantanti e musicisti di questo tipo, ha aggiunto Marcianò, diventa facile il mio mestiere. È un lavoro facile il mio, perché l'orchestra è formata da musicisti formidabili, un altissimo livello professionale e anche una grande motivazione, una grande positività sempre. È un'orchestra che nasce probabilmente, perché io non ci sono stato alla nascita, ma che comunque vive nel sorriso.